Dopo un anno e mezzo il Chieti Calcio torna in Serie D e lo fa battendo al comunale di Capistrello la formazione granata per 3-0. Le reti nel primo tempo di Fabrizi e l'autogol di Fanti, poi nella ripresa il gol che ha messo la partita in ghiaccio a opera di Rodia. Da lì in poi non è successo più nulla, solo la festa al triplice fischio finale per il ritorno in Serie D dei colori nero-verdi. Ai nostri microfoni le interviste ai due presidenti Trevisan e Mergiotti. Diciamo il passo falso, l'abbiamo detto domenica, non era un passo falso, era una partita che non è andata come ci si aspettava, ma comunque bene così, insomma. Abbiamo prolungato i 3 giorni, diciamo il desiderio di arrivare a questo obiettivo si è solo prolungato di 3 giorni. Sicuramente, deve essere un momento di grande festa e di speranza per la città di Chieti, perché è un risultato eccezionale in un momento di gravi difficoltà sia sanitarie che economiche. Vincere un campionato dopo una retrocessione non è da tutti, quindi abbiamo dato dimostrazione di essere una grande società, di aver costruito una grande squadra con un grande allenatore, un grande staff. Quindi abbiamo fatto davvero cose fatte bene e all'altezza della situazione. La città di Chieti deve essere orgogliosa di questa società e di questo gruppo. Anche dopo quella retrocessione servirà da monito per creare un gruppo migliore che potrà mantenere la categoria sicuramente, o se no, perché no, giocarsi qualche ambizione in più in Serie D la prossima stagione. Ma questi giorni dobbiamo pensare a festeggiare e a goderci questi momenti, poi ci sarà tempo per pensare al futuro. Adesso siamo arrivati davvero stressati perché è stato molto impegnativo questo periodo, quindi pensiamo a divertirci, a festeggiare, poi penseremo al futuro. Commissario Lucarelli? Ma vedremo, intanto festeggiamo, sicuramente sì, sarà con noi.